Allenamenti, una laminazione pazza alle ciglia, tanti impegni, pre-gara, open day e tanto cibo. Questo è quello che vedrete in questa settimana. Buona visione. Buongiorno a tutti, è giornata pienissima. Però adesso nuovo wiki vlog, caffettino, appunti e open day. Questo è open day di dietistica. Oggi e domani l'Università di Bologna fa tutti i loro open day e io voglio guardare tutto il più possibile perché capire che l'università e io siamo due cose che al momento proprio ora provo a seguirlo, ci vediamo dopo. Sto seguendo scienze motorie ma contemporaneamente c'è fisioterapia, infatti non so se seguire scienze motorie o fisioterapia, sono stra in crisi. In più vorrei anche andare fuori perché c'è un bel sole e mi dispiace passare in casa. Comunque ragazzi, sono dei buonazzi, vado a fare scienze motorie. Ho finito gli open day per oggi e ci sarebbero gli ultimi ma ho la testa che è tipo bruciata, quindi basta, anche perché appunto sono oggi e domani e devo riuscire a vedere l'open day di dietistica, fisioterapia e scienze motorie. Ho l'idea più chiara, nel senso che mi piacciono tantissimo sia scienze motorie che dietistica. Ho provato una lezione di marketing, ho detto ma che cavolo è sta roba, quindi marketing penso che lo escluderò. Mi rimane tutta la giornata di domani, ho deciso che non andrò a scuola così mi focalizzo soltanto sugli open day perché davvero devo concentrarmi su quelli in questo momento, sull'università. Poi a scuola domani in teoria non dovrei avere niente di che. E niente, adesso sono un po' qua al sole, ho detto che si sta benissimo. Faccio delle cose che devo fare un attimo al telefono, sto qua a rilassarmi e poi vado in palestra, penso che andrò per le 4 o 3 quarti di lì. E niente, questo è il programma di oggi. Buonasera, oggi giornata super impegnativa, come avete visto, open day, allenamenti, tostissimo, non ho neanche studiato. Ho un sacco di cose arretrate e questa qui sarà una settimana pienissima perché c'è il compleanno di Matte. Pensavo di fargli... Lui non me ne fa mai. Matteo, devi farmi una sorpresa se stai guardando questo video perché fai schifo come ragazzo. Cioè davvero, non mi fai mai una sorpresa. Mai, mai, mai. Una sorpresa, visto che lo andrò a prendere a scuola il giorno del suo compleanno e andremo al sushi. Tutto che insiste, questo sushi rompe palle. E poi gli organizzo la festa sorpresa nel suo posto, bar preferito, sabato. Quindi dovrebbero riuscire queste due belle cose. Nel frattempo però ci sono open day, domenica la gara di pop. Quindi... avete presente quando tutto si accalca? La mia vita è così, o nulla o tutto. Nel momento programmazione settimanale, dato che oggi non ho avuto neanche un secondo di libertà. Chiedo scusa a tutti i miei amici, chiedo scusa a Matteo se non ci stiamo vedendo, ma arriveranno tempi migliori. No, che troppo cazzeggio se faccio anche il banana bread. Devo un po' studiare, ok? E il banana bread lo farò domani, perché sennò mi vanno male le banane. Cioè, vi rendete conto che viaggi che faccio? Vabbè. Oggi faremo la laminazione delle ciglia. È una cosa che io ho sempre fatto e oggi saremo questo kit di Beautier che... mi hanno mandato da provare, se ci fanno farvelo vedere, ok, è tutto carino, bellissimo, tipo in mini size e adesso mi guardo un bel tutorial e ragazzi se ce la farò io a farmi la laminazione senza bruciarmi gli occhi, le ciglia, insomma se arriverò viva alla fine di questo esperimento, tra l'altro sono anche un po' stanca quindi vabbè, potete farcela tutti. Sono stanca marcia morta, è stata una giornata pesantissima e cosa faccio? La laminazione alle ciglia. Non sarà una cosa professional perché noi non siamo professional. Ci deve essere un tappo. Ma porco due. Mi sono guardata un tutorial. Ok, sì. Andremo di Cotton Fiox. Ora passiamo a mettere i pads. Non ho capito bene sulla base di cosa. E a me piace in particolare questo che è una L. Perché è perfettamente della... bella. Ci sono le istruzioni. Le traduco perché non so l'inglese e ci vediamo dopo. Allora. Ce la possiamo fare. Il perm, che è la prima cosa che andremo a mettere, non deve andare a contatto con la nostra pelle. Ovviamente andrà a contatto con la pelle, ma spero di no. Il pads più piccolo vuol dire ciglia più incurvate. Stare attenti a vedere che praticamente il pads vada a coprire tutta la lunghezza della nostra palpebra e le ciglia vadano ad attaccarsi poi bene. E che dopo non ci vedo una razza. Proviamo. Ho un'ansia che io non vi sto nemmeno a dire. Piazzo, piazzo, così. Facciamolo ragazzi, una volta per tutte. Ok. Sono una cogliona. Vabbè, usate una taglia più piccola, non fate come me che ho voluto fare subito la taglia più grande di tutte. Ora devo applicare il perm. Puzza di... Qui non si sono neanche attaccate bene due ciglia, vabbè. Mettere la pellicola e lasciarlo 10 minuti. Come ora non si vede nulla perché le ciglia sono sempre lì. In realtà è un po' è veloce come cosa, però è lento il fatto che devi aspettare 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti.
ho fatto videochiamata con Matte che mi ha vista nelle condizioni che mi avete vista. Allora, faccio vedere meglio domani mattina con la luce diurna. Queste ciglia si sono alzate molto e non so se vedete, sono molto alte. Adesso quando mi metterò il mascara lo vedrete molto di più. Lo vediamo bene, cioè domani mattina. Mettermi a studiare, faccio un po' di stretching perché mi sento tutta incriccata. In quarantena facevo sempre stretching, poi ho smesso, ma devo riprendere. Iniziamo idratandoci. Non cambierò la mia colazione, questa mi dispiace, ma non la cambio. Anche oggi open day su open day, sto impazzendo perché devo seguire scienze motorie insieme a marketing, ho fatto fisioterapia, tutti accalcati, le mie tabelline non hanno funzionato e niente, adesso ho mezz'oretta di pausa perché allora, sto esplodendo. Che affettino per affrontare questa giornata. Ma adesso vi faccio vedere le ciglia, che si vede molto bene perché ci ho messo la mascara. Guardate come sono belle. Queste sono venute più in alto, queste sono un pochino più basse, ma direi che top. Ho già un'amica prenotata e gliela farò. Quindi nulla ragazzi, siete di Ferrara, vi faccio la mia giornata. Che belle, spaccano. Bene, ora continuo a seguire il mio open day. Ci vediamo probabilmente per il pranzo. Ho mangiato troppo. Adesso altro pen day. Raga, i miei neuroni stanno per letteralmente abbandonarmi. Io, cioè, sono provatissima, lo si vede dalla mia faccia. Sono arrivata attraverso tutta la città. C'è un cielo molto bello, sereno. E adesso ho una bella ora e mezza di ripetizioni, facendo finta di in realtà essere carica. Tosta. Non so con quali energie, ma sono ancora viva. Adesso devo mettermi a fare tutti i compiti per domani. Top. Buongiorno, inizia un'altra giornata di fuoco. Talmente di fuoco che ho messo ancora felpa e tema. Ma mi sa che mi cambierò perché non mi fa impazzire in più. Ho anche mal di schiena da ieri. Si vede che in palestra ho fatto qualcosa di sbagliato. C'è tutto ghiacciato. Uscito da scuola, pranzato in fast, adesso sempre in fast sto andando a scuola a fare tipo il corso che sarebbe lunedì e mercoledì di preparazione a comunque non medicina ma professioni medico-sanitarie. Poi vi aggiorno sull'università. Comunque non è detto che faccia né uno né l'altro, ma nel dubbio questo corso mi sono iscritta. Vabbè, voi immaginatemi la mia voglia di tornare a scuola. Aggiornamento strafast, sembro una pazza raga, cioè vabbè. Sto andando a correre perché sono arrivata a casa adesso dai pop. Voi direte, ma appunto, sei tornata adesso dai pop, quindi non hai già fatto allenamento? No, è stata praticamente un'ora di cui ho ballato 10 minuti, in realtà non ho intenzione di star fuori tanto. Sono imposta alle 6, devo arrivare a casa. E alle 6 e un quarto devo iniziare a studiare, che è tardissimo le 6 e un quarto per iniziare, però per tutto quello che devo fare è tardissimo, non valuto i tempi, ma ok. C'è ancora luce, raga. Io strafelice di non dover più correre al buio. Comunque sono stanca, quindi sono accorcio molto. È solo per staccare la testa letteralmente, perché ho fatto doccia, ora ceno, sono bella. Devo ancora finire qualcosa di studio e poi devo vedere Matte stasera, come vi ho detto, devo capire come metterlo. Volevo anche editarvi un video che hanno stato with me, che in realtà è già praticamente editato, devo solo sistemarlo e caricarvelo per domani. Ho già fatto un post su Instagram, TikTok lo sto un po' trascinando, ma i social al momento finché non supero la gara e questa cosa di studio, che in realtà non è neanche tanto lo studio della scuola perché è proprio, sono tanti impegni fuori. E io ho detto hip hop, poi basta, perché io davvero sono agra, mi ha tirato al massimo questa cosa della gara, proprio al massimo. Va bene, andiamo a cenare che c'ho fame.
Buongiorno, oggi è il compleanno di Matte, quindi volevo fargli una sorpresa. Mi porterà la colazione, la darò a una sua amica che gliela darà e la porterà in classe. Seconda cosa, voglio fare andarlo a prendere fuori da scuola per portarlo al sushi. Non ci sono quelli neri fritti? Qui sono quelli neri fritti. Ok, sono già le 5, non so come sia possibile che il tempo vada così in fretta. Io arrivo, cioè io ero basita. E niente, adesso vado a studiare in centro. Più delle cose che devo fare, già un sacco. Oggi stop. Buonasera Giacomo. No, non ero sparita, semplicemente non ho vloggato venerdì, cioè ieri, perché è stato un giorno di totale crisi, nel senso che sono andata a scuola, sono andata ai pop pre-gara, quindi immaginatevi lo stress che c'era, la tensione, gara che sarà domani, e in più ho studiato per una verifica di matematica oggi, super mega difficile, quindi ieri è stata una giornata in cui ho avuto soltanto crisi, per quello ho detto non vloghiamo perché non sarebbe stato assolutamente interessante. Detto questo, oggi invece è giornata bella, la verifica non è andata neanche poi così male. Adesso mi sto preparando per la festa sorpresa di Matte, perché sono talmente top che oltre a portarlo al sushi, fargli il regalo, come avete visto, lo porto anche, cioè gli faccio ancora una festa sorpresa. Quindi ora ci prepariamo strain fast e niente. Il check, oggi puntuale, ma ragazzi sono puntuale solo perché uno, una volta che scelgo l'outfit tengo quello, due, mi ero detta studio, mi preparo, ho detto mi preparo e studio e infatti non ho tempo di studiare, ma almeno sono pronta. E let's go, vi metterò il video della sorpresa, adesso vado a prendere la bestia. Ciao vlog. Ciao vlog. Noi così, molto belle oggi. Capotreno. Capotreni. Colorati, devo dire. Poi non sta proprio bene niente questo che colore. Che schifo, raga. Guarda quanto mi piace. Sgozz. Bello, biello. Biello, te la lamina proprio bene. Minchia. No, questo sta benissimo. Carlo, riguardami. Cioè, lavalo. Ah. Dai che vuoi. Non mi saluta il vlog. Ciao vlog.